ci saranno un sacco di matti, chiamano, sì. Sì, sì, poi è perché vengono filtrati magari, no, prima. Non vengono filtrati perché le chiamate le prendiamo noi, okay, quindi certo. Può anche essere che io rispondo, mi sembra normale, invece va in onda e dice una cosa assurda, no, tipo, cioè, di tutto possono dire, da apologie di correnti politiche che non si possono nominare a pure una prostituta che mi parla di quanti ne ha presi. Oh, sì, proprio tre amici sul divano in ciabatte tutto l'anno, speciali e temi di attualità, resta collegato e non perdere un minuto, preparati un mojito e sai perché. Questo è il podcast per te. Anche a Bussolengo sono le 14. Benvenuta, ciao! Che bella presentazione. Bellissimo. Oggi, altro sognavamo, che il mio buongiorno, altro che il mio buongiorno inadeguato. Esatto. Francesca Ceyen, benvenuta, come va? Grazie dell'invito, mi applaudo da sola. Sì, noi facciamo tutto un primo mente, bisogno, no? Della platea per più applausi, ma ci accontentiamo. No, infatti, poi quando faremo, no, sì, quella, sì, quella famosa live, la faremo in pubblico. Pubblico. A teatro. Come non accavallatevi, prima regola. Ecco, hai visto. Oggi siamo di scuola. Sì, è vero. Oggi verremo bacchettati. Quindi Alberto, mi raccomando, che c'è impostata, stai su con la schiena. Sì, che dopo mi raccomando. Dopo, insomma, Francesca ci può insegnare a fare quello che noi facciamo in maniera amatoriale. Oggi è un teaching talk, eh? Oggi. Sì. Addirittura. Bellissimo. Io sai che io adoro le parole inglesi. Sì. Sì, non è vero, ovviamente. Le odia, però ogni tanto è giusto bacchettare. Nel mio nostro briefing che abbiamo fatto prima della puntata, io e Alberto, stavamo dicendo che oggi ci bacchetterai. No, sono buona, mi disegnano così. No. Ok. Allora, Alberto, oggi dicevamo che ci potrebbe bacchettare perché comunque fa conto che Francesca fa il nostro lavoro, ma 10 volte meglio. Ma da un sacco di anni, anche se nel senso è una veterana. Allora, della radio. Meglio, insomma, lo lascio giudicare agli altri, però sicuramente lo faccio da tanto tempo, dal 2005. Sì, e come nasce tutto ciò? Allora, io innanzitutto, sempre per caso direi, perché ho iniziato la mia lunga, ormai longeva carriera, nel senso che insomma c'ho una certa, nel lontano 1995, quando sono stata per la prima volta in onda, quando sono andata per la prima volta in onda su Match Music. Oh. Match Music era, perché adesso non esiste più, dal 2014, ha avuto una lunga vita, però insomma nasce come programma televisivo musicale che poi viene venduto in barter su varie emittenti private regionali. Sì. Nel 1997 diventa un canale satellitare, il primo canale musicale digitale italiano, e da lì inizia praticamente un percorso tutto in salita, che poi ovviamente ha subito una battuta d'arresto intorno al 2000-2001. Ci siamo trasferiti a Milano, e a Milano diciamo che è scemato un po', è come un buon vigneto che viene trapiantato, non può dare gli stessi frutti, non può dare lo stesso vino. Okay. E anche se abbiamo tentato comunque di rimettere in piedi la baracca, in realtà poi nel 2014, complice anche la scrittura di un libro che ho scritto insieme al mio collega Michele Michelazzo sulla storia di Match Music, si chiama Match Music, storia di una gioiosa anarchia televisiva, abbiamo terminato con come abbiamo iniziato, con una grande festa praticamente, e così si è spento definitivamente il canale, che era sul 716 di Sky allora. Sì, io mi ricordo Alberto che è del 2000. No, non se lo può ricordare. Peccato, perché Match Music, sì, è stata una grandissima esperienza, una serra creativa dove, sì, tutti erano autori di se stessi, tutti avevano la possibilità di fare quello che fate voi adesso, però cioè avevi un'idea e la realizzavi. Okay. Ecco, cosa che al giorno d'oggi, molto atipico per il mondo della televisione. Molto atipico, infatti è stato il periodo delle televisioni musicali, non c'era solo Match Music, Video Music, MTV, All Music, eccetera, poi ovviamente è un periodo che è andato è stato la culla di tanti radio, non so come si chiamano, VJ, DJ, certo, di adesso, certo. La prima VJ è stata Esavi in assoluto. Okay. Prima ancora Paola Maugeri, ricordiamo, sì, su Video, sì, Music, sì, insomma, no. Però è stato un fenomeno che ovviamente è andato scemando con la nascita di internet, soprattutto con la concorrenza di YouTube e vari, certo, insomma, e vari per colpa dei millennials adesso Spotify, per colpa vostra, è esatto, vero, è vero, loro vogliono tutto subito, ci prendiamo queste nostre le televisioni musicali sono fallite, tanti giovani la televisione non sanno neanche più, esatto, sia, beh, ma è giusto, perché insomma ogni età, ogni periodo storico, ad ogni periodo storico poi corrisponde la propria la tecnologia, il vantaggio momento, no? Di internet è che puoi
scegliere quando, come, cosa, certo, guardare. Sì, con meno attenzione, sì, proprio, sì. Noi facevamo dei programmi proprio, io ricordo che c'era un programma che si chiamava Territorio Italiano, dove intervistavo i protagonisti della musica italiana e durava un'ora, e ti assicuro che la gente lo guardava. Se lo facessimo adesso su YouTube non lo guarda nessuno. No, certo. Magari quindi, la visualizzazione ce l'hai, esatto, però poi lo guardano, perdi attenzione. E no, quindi insomma me ne sono andata da Mesh Music con un famoso mano davanti, una di dietro, non so cosa faccio, cosa non faccio. Ovviamente, siccome sono anche giornalista, ho scritto per un periodo degli articoli, e siccome scrivevo per l'Arena, in quel momento, in quel periodo in cui non sono, diciamo, l'anno in cui non sono stata da nessuna parte, che mi sono andata a confinare in montagna a Montecchio di Negrar con il mio cane Preben, che si chiamava Preben Larsen Elker in omaggio al bomber del Verona. Esatto. Praticamente ho iniziato a scrivere una serie di articoli sugli speaker radiofonici. Okay. E così ho intervistato una mia collega Valeria Benatti, che adesso che salutiamo. Adesso non lavora più in radio, ma ha cambiato completamente settore, si occupa di commercio, quindi di tutt'altro. Okay. E lei mi disse che cercavano a RTL, quindi io mandai un curriculum, sono stata chiamata. Ovviamente il mio curriculum parlava da sé, perché dopo 10 anni di Mesh Music insomma mi hanno chiamato, e sono andata in onda per la prima volta nel 2005, ricordo una difficile diretta proprio durante la morte di Papa Wojtyla. Quindi io ero in onda quella notte, ho ricevuto e ricevevo migliaia di messaggi, non sapevo più come destreggiarmi, però me la sono cavata, e da lì esordio come anni. Non un esordio come tanti, diciamo un esordio che ricorderò sempre, sì. E da lì ho iniziato, ho fatto vari orari, vari programmi, anche lì eventi, cose eccetera, e sono ancora qui. E dalla radio alla, cioè nel senso, prima ero abituata magari al video, radio, cioè... Beh, se non sbaglio RTL è anche su TV, giusto? RTL è anche Radiovisione, sì, esatto. Radiovisione, il canale 736 del digitale, di Sky, e 36 del digitale 36. Terrestre. È chiaramente una radio, cioè una televisione, non è la televisione che facevo, è una radiovisione, quindi la radio in televisione, perciò noi non guardiamo in camera, non ci occupiamo di questioni registiche, ci occupiamo di fare la radio, e la facciamo però in televisione, questa è la differenza. Sì, è difficile, però cioè nel senso tu fai programma tutti i giorni, sì, tutte le sere, quindi bisogna avere contenuti tutte le sere, questo sì. Cioè, e imparare, e soprattutto devi avere una grande capacità di improvvisazione, perché in diretta può succedere di tutto, può chiamare il matto, può succedere, non so, esplode, c'è purtroppo un terremoto, un evento, pandemia, cioè ci può essere qualsiasi evento che... Successo qualcosa di strano. Sì, è successo di tutto. Sì. Mancano le cavallette. L'invasione delle cavallette. Il matto che chiama però mi fa strano, cioè nel senso ci saranno... Un sacco di matti chiamano, sì, poi... È perché vengono filtrati magari? No, non vengono filtrati perché le chiamate le prendiamo noi, quindi certo. Può anche essere che io rispondo, mi sembra normale, invece vai in onda e dici una cosa assurda, no? Tipo, cioè, di tutto possono dire, da apologie di correnti politiche che non si possono nominare, a pure una prostituta che mi parla di quanti ne ha presi. Tutto. Di sera può succedere tutto, chiaramente poi noi filtriamo, insomma, sanno già che RTL non è una radio di flusso, è una radio per tutte le età, quindi non c'è, voglio dire, il pubblico della Zanzara, per dire, non c'è, non c'è nessuno che si esprime in maniera eccessivamente volgare, però qualche matto l'abbiamo trovato anche noi, ecco. Sì. Era diventato famoso il caso del, non mi pare, un programma sulla Sette Gol, che hanno chiamato e hanno chiesto cosa fai se ti entra un gabbiano in casa, e questo continuava a chiamare tutte le settimane chiedendo cosa fai se ti entra un gabbiano in casa, finché hanno praticamente tagliato le chiamate per un periodo. Quindi però è una cosa interessante, cosa fai se ti entra un gabbiano in casa, sinceramente. Infatti la conduttrice ovviamente rimaneva libita, perché è anche difficile rispondere, poi vabbè, mandava la pubblicità ed era tutto più facile. Però sì, immagino che ci siano questi... Sì, malati di mente, sì, cioè, non è che possiamo chiamare in un altro modo, cioè, nel senso... anche gente che ha tempo, devo gente dire. Folcloristica, sì, esatto. folcloristica in cerca dei 5 minuti di sì, celebrità. Anche sì. Io devo dire che pensavo che la radio, cioè mi sono letto recentemente i numeri della radio ad oggi e sono veramente altissimi, sì. Cioè non credevo ci fosse ancora così tanto pubblico sulla radio, invece per fortuna mi sono ricreduto in positivo, sì, perché ho visto che veramente ha numeri ancora altissimi e ha numeri ancora altissimi, speriamo di mantenerli tali, perché la concorrenza è piuttosto spietata. Quindi bisogna anche come dire, utilizzare un linguaggio che si adegui ai tempi. E pensi che anche il podcast può essere ritenuta concorrenza? No, il podcast secondo me è più un po' più di nicchia ancora, un po' più per addetto ai lavori. Probabilmente in America non è così,
Così come non, in America so che Clubhouse ha già, cioè voglio dire, c'è già gente che lavora e fa i soldi con Clubhouse, sì, noi sì. siamo ancora io sono a capire come funziona. Quindi sicuramente ha delle potenzialità, però non credo che possa essere definito concorrenziale alla radio in questo momento. È parallelo forse sì, per alcune cose. Sì, sì, tu podcast l'hai già fatti? O? Sì, sì, sì? Io ogni tanto ne faccio. Li ascolti tutto. Anche? Sì. Busti? Ma non lo so, ascolto per esempio dei podcast in inglese, ascolto dei podcast, ma così per... Sì, beh, in Italia i più famosi sono due o tre, cioè nel senso sì, quelli sì. che in Italia vanno di più poi per argomenti diversi che un po' assomigliano, tutti un po' assomigliano perché magari anche il fatto sì, di però. Come si è disposto, poi cambia fondamentalmente solamente l'argomento, però poi diciamo che d'impronta sono tutti abbastanza sì, sì. simili. Più che altro perché poi sono quelli tanto di nicchia, magari sul marketing, sull'impresa. Sì, no, ma ecco, sono... uno deve essere interessato esatto, per andare esatto. sull'argomento. Ce ne sono tanti vari, c'è anche per esempio sul design, però sono molto di nicchia, mentre sono quelli come magari un po' i nostri, che ogni argomento spaziamo in temi esatto. E la televisione ti manca invece? Farla, non guardarla. Mi manca farla nel senso che a me piaceva fare televisione, poi ho fatto un po' di tutto in realtà, non ho fatto solo la televisione musicale, perché poi attraverso Match Music facevamo dei programmi per terzi, quindi ho lavorato per Rai 2, Rai 3, ho fatto anche un programma per Italia 1, insomma devo dire che mi piace farla, però voglio dire la televisione di oggi insomma non, ecco, è il tipo di televisione di oggi che non mi piace, sono il tipo di programmi che fanno... No, è vero. Sì, poi adesso c'è tanta scelta, c'è tanta varietà, quindi per carità trovi un po' di tutto. Però ecco, la televisione generalista assolutamente no, non mi ci rispecchio, magari su qualche canale satellitare si potrebbe, certo. Anche come autore, no? Immagino sì, che sia certo, una cosa come... Certo. Cosa, perché sì. delle volte ti domandi, no? Dici, vabbè, farei la televisione, piuttosto che io capisco che magari un artista o comunque una persona certo. di spettacolo può farlo, però, cioè, cosa fai? Cosa cioè, fai? Cos'è che manca? Cioè, non c'è ma una cosa che manca, cioè, sono tutte copiate, sì, mi esatto. sembra, no? Ma soprattutto noi abbiamo fatto veramente tutto, cioè io con i tempi di Messina abbiamo fatto tutto, quindi mi sembrerebbe di fare delle, di scopiazzare qualcosa. Una replica quasi. Sì. Eh sì, eh beh, alla fin fine quando guardi i programmi, tanti sono programmi copiati, assurdi, sì, sì. che ci sono sulle TV americane che veramente sì, sì. fanno, cioè basta guardare Di Max o quei programmi tipo su Fox che fanno, sì, sì. eppure riguardano, cioè... Da noi più di tanto non tirano, però quando uno pensa a un programma nuovo, qualcosa di nuovo da proporre, manca. È veramente difficile. Stanno un po' partendo sempre sull'onda radio, podcast, late show, un po' questo ambito qua, visto che c'è uno nuovo sulla Rai, anche quello di Cattelan. Forse sì. quello è il nuovo format degli ultimi anni, sì, sempre preso ovviamente sì. da oltreoceano. Lundini, dici tu su, quello di Lundini, è quello sì, su... ma non è quello di Lundini. A me quello di Cattelan piace molto. Quello secondo me quello di Cattelan è proprio... Bello. Poi lo vedi che non è su una TV. No, infatti. Vedi che diverso. C'è anche un budget diverso. È diverso, per certe c'è cose. Un diverso sì. È molto interessante. Però dico, quello forse è il nuovo format che è arrivato negli ultimi anni, proprio Late Show, dove c'è un'intervista, ma è un'intervista un po' diversa da che tempo che fa, per capirci sì. o certo. fare degli esempi. Fortuna. Come abbiamo detto anche con gli altri ospiti in queste puntate, noi siamo partiti dalla nostra città, no? Siamo partiti da Verona, perché comunque l'idea è nata nel pieno del non so cosa si farà domani, e quindi non sapevamo... E tu quindi so che fai un po' di vita a Verona e un po' di vita a Milano. Sì. Quindi come? Mi gestisco. Sta bene a tornare ogni tanto. Sì, io torno tutti i weekend se posso, anche perché io ho la residenza qui, ho mantenuto la residenza a Verona e per cui ho la possibilità di tornare, ovviamente quando il lavoro me lo consente. Però generalmente sto a Milano dal lunedì al venerdì e sabato e la domenica mi ritiro, il mio buon ritiro dove insomma... spengo tutto, compreso il cervello, e mi dedico ad altro, al giardinaggio cose. E a passeggiata nei campi. Quindi... Sì, no, perché allora. Comunque sembra una domanda banale, no? Però cioè, anche Alberto ha vissuto a Milano per studiato, studio, sì, e quindi... Però è tanto diverso vivere, cioè nel senso vivere a Milano, vivere a Verona, anche in un periodo insomma non facile come è stato adesso, per il discorso dei servizi, che lui giustamente ve lo dice sempre, che c'è un altro modo. C'è un altro modo di... legato ai servizi, però come nel caso di Francesca, anch'io quando potevo tornavo sempre. Cioè, seppure una fatica, anche un impegno di tempo, soldi, cioè comunque una fatica a tornare, però tornavo sempre, perché certo. poi... qua hai una libertà, delle possibilità diverse, però dico sì, qua mancano alcuni servizi che là ovviamente ci sono, cioè
ovviamente dai supermercati 24H, alla consegna a domicilio, cioè quelle sono comodità anche per uno studente o per un lavoratore, cioè qua torno a casa alle 7:30, deve essere di corsa perché alle 8 chiude il supermercato, è un po' un... Sì, ci sono certe cose pro e contro, come sempre. Sì, certe cose che da noi secondo me farebbero più fatica, cioè sto pensando al supermercato H24 a Verona, che si fa? Quello che non c'entrerebbe nessuno. Cioè come le palestre, ci sono le palestre, quelle H24, magari città grandi come io, con un caro amico che a Milano, lui alle 4:30-5 va in palestra. Adesso non ce l'ha nessuno. Adesso proprio non fai niente. Niente. Ma infatti adesso, come adesso, ti dico, il fatto delle volte di abitare in una città magari più piccola, comunque sai, siamo provinciali, fra virgolette, vedendo Milano, no? Cioè se tu ti metti in confronto, adesso servirebbe stare in una grande città. Forse. Perché comunque veramente i servizi sono pochi. Tu ti sei abituata a questo? Io mi sono abituata, ma perché anche a Milano tutto sommato vivo nella mia bolla, perché poi sostanzialmente sono in onda due volte al giorno, perché vado sia pomeriggio che la sera, come ti spiegavo prima, pomeriggio su Radio Doc e la sera su RTL, che fa sempre parte del medesimo gruppo. E poi ho il cane, quindi io mi sveglio la mattina, un po' mi alleno, un po' vado fuori col cane, faccio le mie pulizie. Che si chiama Motorino, cioè, se non no, sbaglio. Il gatto si chiama Motorino, il cane si chiama Drugo. Allora devo correggere i miei Motorino informatori. Il gatto si chiama Motorino, però vive qui a Verona, in campagna. E invece il cane si chiama Drugo, è un incrocio che, tra un hamster, di cui è una gallina, perché che non è un hamster puro, l'ho adottato quando aveva 2 anni presso la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Ah, okay. Era ingestibile, ma adesso sono riuscita. Quindi per quello l'hai chiamato Drugo? No, Drugo si chiamava già così, io non ho cambiato il nome. Ma Drugo, perché penso che sia per la lancia meccanica Drugo. Ma se oggi un ragazzo dovesse appassionarsi al mondo della radio e volesse entrare in questo mondo, cosa... ovviamente. Intanto facciamoci il segno della croce. Ok. Intanto bisogna avere il fattore C, che è quello... Certo. Detto questo, però, io penso che oggi ci siano tante possibilità. Ne parlavo l'altro giorno in un gruppo su Clubhouse, dove tanti ragazzi giovani stanno, insomma, raccontavano delle loro esperienze soprattutto con radio web. Okay. Quindi tutti ormai partono da lì, oppure dalla radio locale, che non bisogna assolutamente snobbare, perché la radio locale è quella che ti dà le basi, che sono le stesse che tu poi sfrutterai in una radio nazionale. Per cui partire da qualunque possibilità ci sia, anche gratis all'inizio. Io non sono tanto per il lavoro gratis, il lavoro va retribuito, però è chiaro che un periodo di prova, un periodo insomma, come uno stage, come uno stage va fatto, nome basta carico. Che sia un periodo, non per sempre. No, allora lì diventa... Ci sono anche delle scuole radiofoniche? Sì, ci sono, io ho insegnato anche alla scuola di Franco Mussida, ex della PFM, mitico Franco Mussida, e facevamo io e il mio ex collega Roberto Ugeri, che adesso è a Radio Bruno, ma con il quale ho trasmesso per 7 anni su RTL, dalle 19 alle 21, e abbiamo fatto questo laboratorio radiofonico, e molti di quei ragazzi, almeno 2 o 3 di quei ragazzi, sono poi che stanno facendo radio. Okay. Allora, vero. Infatti, però è una cosa abbastanza recente, credo, quella della scuola radio. Cioè, prima non è che c'era una formazione per una. No, però adesso credo. Ci sono. Adesso ci sono, infatti, ci quello sono, può essere già un buon inizio per uno. E ho detto serve il fattore C. Sì. Poi serve anche il fattore V, secondo me. Su quella voce. Sì, sì. Cioè, vabbè. Ma allora non è la più crei? Sì, ma non è più così importante la voce. Il periodo della radio fatta da belle voci, secondo me, è un po' finito. Un po' come la musica? Sì. Secondo me la voce, anche perché voglio dire, se basta guardare Festival di Sanremo quest'anno, non è che ci fossero, cioè la voce più bella forse era quella di Orietta Berti, no? Sì, sì. Proprio del bel canto, ma tradizionalmente inteso, mentre invece, insomma, adesso la trap, l'autotune, queste cose qui dimostrano che ci vogliono evidentemente altre caratteristiche, altre qualità. Idem dicasi per la radio. Quindi secondo me conta molto di più la personalità oggi che non la voce. Per quello forse tanti della TV ho visto che si sono, e anche qualche influencer piuttosto che qualche conduttrice. No, ecco, io su questo sono un po' polemica. Oh, no, che bello, vedi? Abbiamo la polemica che non vedevamo. Perché non è che, voglio dire, siccome non ti è riuscito di fare l'attrice, l'attore, non ti è riuscito di fare la televisione, allora ti butti in radio. Ok. No, ti butti in radio e così come piano B, oppure come, cioè, ti parcheggi lì fino a quando non trovi, perché la tendenza è un po' questa ed è sbagliato, intanto perché porti via forza lavoro a chi invece questo lavoro lo vuole fare, e secondariamente perché lo farai sempre peggio di qualcuno che invece è animato dalla voglia, dalla volontà, dalla passione. Vero, c'era un discografico che diceva la musica è per i ciechi, cioè nel senso che
adesso non ricordo esattamente chi fosse, ma l'ho conosciuto. E quindi sono d'accordo. Ecco, questa è la stessa cosa che dico per la radio, insomma. Certo, io ho detto che la voce non è così importante, ma certamente ha la sua importanza. Non è più così importante come un tempo, ma certamente ha la sua importanza. Sì, una volta era molto più, cioè nel senso anche i programmi. Esatto. Però è un po' come sempre il cambio di tempi. Oggi, cioè, prima volevi cantare, dovevi avere una bella voce e saper cantare. Oggi vuoi cantare? Puoi cantare comunque. Potremmo cantare anche io e te, che non abbiamo una bella voce di sicuro. No, beh, siamo io secondo stonati. Me per cantare sono meglio che per parlare. però parlo. Vabbè, io qualche video in cui cantiamo ti assicuro che non possiamo cantare. Vabbè, ma non quello è colpa tua, perché Alberto fa i video quando, dopo che beviamo, perché cantiamo così e siamo anche bravini, però sai, sono assolutamente quelle robe, no, bravi. Impubblicabili. Però dico, anche lì oggi con qualche strumento, dai computer, appunto, con qualche ritocchino, puoi farlo. Magari oggi conta più il personaggio che la voce, nella musica forse, in alcuni ambiti. Ripeto, dopo dico non voglio addentrarmi in adesso come stile. Adesso le canzoni che passano più in radio però non sono veri e propri cantanti, cioè nel senso tante radio ovviamente magari mettono il pezzo di nicchia piuttosto che il pezzo magari un po' più di classe, però il grosso della radio è il commerciale, che comunque sappiamo benissimo che è in mano a musica che noi ascoltiamo, cioè nel senso non è che sto disdegnando, però infatti, cioè detta così sembra quasi negativo, se posso permettermi forse per alcune cose anche positivo, perché ha dato la possibilità a tutti di farlo, mentre prima era proprio una nicchia, però forse cioè un po' una bilancia, mettiamola così. Diciamo che tu sei rock, però cioè io ho letto, ma poi insomma cioè, lo so, perché sei meno male, sei ancora rock. Sì. Penso nell'animo. Che non si possa cambiare si può un po', magari si può affinare verso qualcosa, ma cambiare no. Apprezzo vari generi musicali, a parte che non mi piace chiamare generi musicali, cioè io ascolto un po' di tutto, anche perché mi metto Spotify, metto tutte le mie, cioè ascolto anche da musica anni 80, 90, vado per decenni a volte, quindi però ho sicuramente delle preferenze, ho degli artisti ai quali sono legata proprio. Italiani, stranieri? Beh, i Pearl Jam su tutto per quanto riguarda il rock, e per quanto riguarda la musica italiana, a me piacciono proprio i cantautori italiani, quindi Guccini, De Gregori, insomma tutto questo filone. Poi te li spiego dopo, Alberto. No, ma dai, perché fine Alberto di musica. Alberto non sa chi sono i Pearl Jam. Vabbè, non però, sa chi sono però, i Pearl Jam. Però si vergogna a dirtelo. Non è grave, perché lui non, cioè non, praticamente è nato quando forse, tu di che anno sei? 2000, pensa, io ricordo il primo album dei Pearl Jam, Ten, è del 1992, quindi capisci. Certo, se non sapessi chi è Bob Dylan, no. Ecco. Anche perché è il cantante preferito di mio padre, ti do il cartellino quindi... di via. No, vabbè, il cantante preferito di mio padre, quindi Bob Dylan lo conosco, lo giuro, lo ascoltato un sacco. Esatto. Macchina, viaggi, io invece qui sono qua casco bene. Io non so Nirvana, ho fatto tanti anni Jim Morrison, cioè io quando avevo 16 anni Jim Morrison è il mio guru, è il mio guru insomma, proprio basta che guardo una sua immagine già la giornata mi svolta, ecco. Che poi non so se Alberto non lo sa, ma non so se tu lo sai, io una volta, siccome sono stato appassionato tantissimo quando ero giovane, quando ero ragazzino, anche perché ti parlo fin metà anni 90, insomma, che era tornato, nel senso comunque c'è stato un filone di ritorno. C'è stato il rigurgito del rock, assolutamente, il grunge, il fenomeno del grunge, quindi Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Io ascoltavo Nirvana tantissimo e ho scoperto negli anni, perché volevo acquistare delle foto, che il 70% delle foto che girano di Jim Morrison sono foto di Val Kilmer. Perché è stato talmente bravo nel film che tante foto, cioè quella più famosa che lui, adesso per chi ci segue in podcast è difficile, perché si vede il video, comunque quella che vabbè, lui c'è anche così, quella originale di Jim Morrison, ci mancherebbe, però lui è vero, c'è. Però tante che sono in giro, tante che vengono vendute erano di Val Kilmer, anche perché Val Kilmer è famoso perché ha questa, diciamo, ha avuto questa capacità di medesimarsi così tanto che poi capita ai grandi attori di medesimarsi in un personaggio talmente tanto da sembrare proprio lui quel personaggio. Sì, è vero. E delle volte fai fatica a togliertelo di dosso poi, perché comunque magari rimane. Sì, sì. Certo che rimanere tutta la vita Jim Morrison non è male. Dov'è che c'è da firmare? Ma firmerei 10 volte. Direi che una cosa molto positiva per il mondo del rock è anche la vittoria di Sanremo dei Maneskin, seppur magari il rock non siano nell'animo, però comunque una ventata di freschezza fa sempre bene. Io non
non amo le polemiche, soprattutto su Sanremo, per il fatto che Sanremo è Sanremo, quindi è un carrozzone, sì, sì, è uno spettacolo, non è che ti puoi aspettare da Sanremo delle novità vere, autentiche. Però io credo, ecco, io ho visto l'esibizione di Maneskin insieme a Manuel Agnelli, io credo che quell'esibizione lì di Amandoti, quella performance lì sia stata veramente, abbia fatto molto da traino per la loro vittoria, perché Manuel gli ha dato proprio anche perché loro non l'alzata. Ha telefonato, non ha telefonato nessuno loro, cioè nel senso non c'era nessuno che te le votava. Non lo so, c'era De Filippi forse che diceva chiamate, non lo so. Però dico, non lo so, sono sorpreso proprio dal fatto che abbia vinto una canzone rock, che è un genere che dico ultimamente, per noi millennial, è un genere un po' lontano, ecco, dico, siamo molto più legati al rap. Se posso anche aggiungere, poi forse il rock è anche morto perché è diventato troppo di massa, o no? Cioè troppo mainstream, se così possiamo chiamarlo. Sì, probabilmente sì, è la stessa fine che farà il rap. Esatto, volevo proprio arrivare lì, credo che su questo siamo d'accordo. Quindi piano piano, ma secondo me piano piano è sì, un ciclo, è un ciclo, no? E qualcosa torna. Dopo è ovvio che il rock italiano, cioè nel senso rimango sempre alle mie vecchie origini di età, io non ascoltavo Litfiba per dire che per me... Mitici Litfiba di 17 re. Sì, sì, oppure Timoria, cioè sono passati... Sì. Vabbè, infatti mi ci guarda, come per dire... Però è vero, c'era... Timoria c'era, pensa, il primo cantante di Timoria è stato Francesco Renga. Francesco Renga che adesso canta a Sanremo, cioè nel senso, sì, però sì, è stato il primo ed era super rock anche lui quando... Assolutamente. C'era Omar Pedrini e c'era dopo Renga. Mi segni i nomi, me li vado a vedere. Beh, tutti. Sì. Litfiba era, il cantante era Piero Pelù, che è famoso Pelù, dopo perché cantava... Allora, adesso mi viene da sorridere perché... Dovete fare la prova audio? No, ti spiego. Allora, intanto stiamo cercando un artista che ci vuole fare, non so, un jingle che dice gioco o una roba del genere. Okay. Perché dobbiamo trovarlo, perché è carino. Noi con ogni ospite facciamo un gioco. E io e Alberto ci perdiamo parecchio a pensare a questo gioco. Con te è stato più semplice. Senti come sto impostando, no? Perché comunque... Vogliamo farci aiutare più vogliamo che farci aiutare. Più che un gioco, questo qua è un atto di pena dei nostri confronti. Un atto di beneficenza per Ricciabatte Podcast. Allora, quando abbiamo cominciato a fare il podcast, ho detto, Alberto, cosa facciamo? Allora, eravamo indecisi fra aprire un ristorante e fare qualcosa di... Allora, ho detto, ma sì, facciamo prima il podcast, poi se va bene... È più semplice. Più semplice. Però il problema nasce dalla voce, cioè nel senso, e chi meglio di te che sei veronese? Perché già si parte da lì, primo problema, certo, che noi quando parliamo, adesso ci immaginiamo, però poi io quando mi guardo... Beh, ma anch'io, io quando torno a Verona, immediatamente riprendo l'accento veronese. Appena passi il casello di Peschiera, cominci a bestemmiare. Sì, già, ma prendo subito l'accento veronese, non c'è dubbio. E io, un'altra cosa che vi devo dire però, è che non, per esempio il nostro capo, ama gli accenti che si sentano. Anzi, a lui dà fastidio quando cerchiamo di camuffarli e di parlare in dizione. No, si deve sentire che sei veneta, si deve sentire che sei napoletano, si deve sentire che sei romano. Quindi questa cosa qua anche a me piace. Lui tende a tutelarla. Non a tutti piace, però adesso credo che ci sia un po' una tendenza. Perché poi abbiamo anche un accento non troppo marcato, devo dire, dai, abbastanza. Non so, il veronese è veramente. Cioè, il Veneto in generale è un accento che si sente tanto. No, sono io che non ci faccio. Cioè, non ti senti, Quando studio aperto, te lo giuro, io ho sempre paura. Quello di studio aperto che dice, non so, nuova zona rossa del Veneto, andiamo a intervistare e beccano sempre. Brividi. Ah, mio giusto, tu dici, ma perché devono intervistare? Perché? Non potevano intervistare, non so, un doppiatore professionista che usciva. Sì, buonasera. Questa... È vero, però. Poi dopo è vero, ci sono accenti. Io per dire personalmente, io adoro gli accenti, mi piace sentirli, mi piacciono anche tranne il toscano. Per me il toscano è marcato apposta, finto, e non mi piace, cioè non ci posso fare niente. Non è vero così. È troppo. Comunque, allora, questo atto di pena nei nostri confronti dovrebbe essere che, allora, in radio noi da fuori sentiamo sempre queste super voci belle, calde, avvolgenti, no? Rotonde, come si dice. E noi invece abbiamo questa voce. Queste voci triangolari. Allora, se provassimo a fare un piccolo jingle, un piccolo spezzo, non so, una cosa che ci diciamo, adesso decidiamo insieme, e io e Alberto proviamo a seguirti e a capire dov'è che... E poi tu ci dici se... Come sì, dai, ci dai un... Sì, no, forse, vi dico. Ok, magari promettiamo prima, tipo, non so, una sigla... Ecco, che adora... Uscite da una sigla, facciamo così, dovete mettere un jingle, uscite dal jingle di te, oppure da un... Non,
non so se avete una canzone, non credo. Sì, sì, abbiamo tutto con il nostro. Ecco, allora, mettete una canzone, uscite dalla canzone, la disannunciate e dite su, come si chiama questo podcast? Il Ciabatte Podcast. Dite dove, su YouTube, su tutte le piattaforme, eccetera. Vabbè, quello lì sei bravo. Allora, mentre il nostro... Uscite con il titolo della canzone, la regola è uscire con il titolo della canzone. Dove, come, quando, perché, le regole giornalistiche. Ok, allora facciamo così. Non facciamo potete una prova. Sbagliare. Facciamo una prova. Fate una prova. Usciamo da una... No, la fate una prova. Usciamo da una canzone. Usciamo da una canzone, quindi... titolo della canzone, sì. In Ciabatte Podcast sui nostri canali YouTube, dopo la usiamo. Alberto, abbiamo già il jingle, che cazzo vuoi? Alberto, abbiamo il jingle, possiamo Lo spammiamo. Ci siamo? Sigla? La nostra sigla, metti una canzone che vuoi. Canzone, ma metti la canzone che vuoi, Leonardo. Ma una canzone famosa, non lo so, mettiamo una canzone che piace a te, dai, così. Una canzone che piace a me, non lo so, che canzone avete voi adesso? Abbiamo avete delle canzoni di adesso. Possiamo mettere quello che vogliamo. Metti una canzone, sai, metti una canzone commerciale. Vabbè, mettiamo Zitti e Buoni di Mane, dato che l'abbiamo parlato fino adesso, almeno un senso. Ascoltiamo tutta. Ma poi questo podcast l'ho tagliato, va tutto così? No, allora il podcast va tutto. Quindi tutto quello che noi diciamo non si taglia niente. YouTube facciamo editing, sì. Quindi facciamo un contrito. Però questo è il bello del condensato. Sì. Però noi abbiamo, cioè nel senso, infatti ne parliamo tranquillamente perché è proprio una scelta nostra iniziale, cioè il fatto che deve essere una chiacchierata. Certo. Quindi anche è capitato che Alberto dice delle cose in più, noi non le tagliamo mai. e io chiedo specificamente di tagliarle e puntualmente, anzi, vengo anche zoomato e alzato il volume in quel momento. Ci siamo? Ringrazio. Quindi un pezzo però, cioè gli ultimi 20 secondi. Gli ultimi 10 secondi, bravissimo. Vedi, questi sono grandi momenti da podcast, perché la gente sta dicendo cosa sta succedendo? Niente, il vuoto, niente. Nulla. Eccoli. E questi erano i Maneskin di Zitti e Buoni, direttamente dalla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Li abbiamo appena ascoltati su In Ciabatte Podcast, che potete sentire su YouTube e su tutte le piattaforme di questi due bravi ragazzi, Vai tu, Alberto. No, no, assolutamente, è difficile. Ma adesso lo facciamo tutti e tre. Adesso devi fare tu, devi quello farlo tu, lui, poi faccio poi io. Voti. Scusa. Quindi adesso io non faccio nulla. Ma è difficilissimo, però. Vabbè, comunque ma ci tu provo, devi io. Copiare. Ma tu devi farlo a tuo modo. Ognuno ha il modo suo. Come dice Cannavacciuolo, non va ricopiato. Non va ricopiato. Va solamente, fai come vuoi, con gli stessi ingredienti. Dai. Cioè, veramente mi disagio, mi è stato un sacco, ma andiamo che ci proverò. Noi siamo diversi da loro. Torniamo in studio con Zitti. No, ma com'è che si chiama la canzone? Zitti e guarda! Si chiama Zitti e guarda! Ho pensato Zitti e guarda! Film di voyeur, Zitti e guarda! Zitti e guarda! Zitti e guarda! Zitti e buoni. Dai, riparti da qua, dai. Torniamo in studio. 3, 2, 1. Torniamo in studio? No? Sì. Vai. Zitti e buoni dei Maneskin, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. E ora via con la pubblicità. Boom. Ma dai, ma guarda la prova. Ma io non vedo. Ma dai, è andata carina. Dai, l'ha fatta. Per qualche web radio. Non che può essere così buona, sì, ci va bene. È buona, è buona. L'ha fatta, dai. Poi vi dico, vai. Grazie. Volevo vedere, faceva la scuola. Volevo farti vincere, Simo, dai. Noi siamo diversi da loro. E questa era Zitti e Buoni dei Maneskin, vincitrice del 71esimo Festival di Sanremo. Ritorniamo in Ciabatte Podcast, che potete sentire su tutte le piattaforme podcast e vedere in video su YouTube. Però ragazzi, mi sono preparato tutta la notte. Ricordiamo che oltre a seguirci su YouTube, se schiacciano la campanella, poi rimangono aggiornati per tutti e arrivano le notifiche. Ed è assolutamente gratis. È vero. Cioè, è quindi vero. Non pagate niente, avete dei corsi specifici di un sacco di cose. Vedete Alberto che mi sta odiando in diretta. Queste non cose qua potete vedere. Allora, lui è adatto per una radio di flusso, tu sei più adatto per una talk radio. Quindi tu non devi cercare di fare. Allora, sì, sì.
A te non viene naturale fare l'annuncio, no, disannuncio, questo genere. Hai però una buona parlantina. E quindi questo devo fatto. Devo fare quello. Devo essere fare più sì, spontaneo. Infatti, sì, è quello che. Entrare in una parte che non è fare qualcosa che non è tuo, perché okay, poi puoi imparare, perché tutto si impara, sì, nemmeno sì, io voglio dire facevo quello e poi l'ho fatto, chissà no? Quanti però... ne hai fatte in 15 anni, esatto, di... Vabbè, entrate da... Ma da noi com'è l'Italia, com'è il livello della radio, cioè insomma, è un livello alto o un livello, perché io ho mai ascoltato una radio estera, no, beh, ma io ho vissuto in Spagna e dove vivevo c'era questa radio che però era molto radio alla buona, cioè nel senso, sì, sentivi che ogni tanto allora se è quello che intendi è un prodotto molto curato, certamente ci sono delle radio, insomma dei gruppi radiofonici che investono moltissimo. Una volta mi ricordo qua da noi quando ero ragazzo c'erano tante, come dicevi prima, le radio private, ed era bello perché magari c'era quello che c'era, certo, un DJ che però trovavi nella discoteca due sere dopo da una parte, oppure vincevi i biglietti per andare da qualche parte, era molto bello. Dopo sono state riunite, infatti Radio Freccia, che è del gruppo di RTL, certo, qua da noi sente benissimo perché era sulle frequenze di qualche radio di qua, quindi sì. Ma legandomi al fatto che non hai smesso di lavorare, gli ascolti sono aumentati, diminuiti, rimasti bene o male invariati? Allora io non questa cosa non te la so dire, però immagino che siano, per quanto ci riguarda, dato che abbiamo la radiovisione, siano aumentati gli ascolti in radiovisione, perché okay, ovviamente la gente stando più a casa ha più tempo a disposizione, quindi certo, ti segue di più. Chiaramente possono essere diminuiti gli ascolti radiofonici radio, veri, quelli che ti ascoltavano in macchina, sì, ovviamente in macchina Simone, ci sono molto meno. Sì, noi lo mettiamo lo stesso perché anche quando siamo qua lo mettiamo sempre, cioè quella online, però è vero, mancano tutti quei, diciamo, quelli che vanno in macchina. Io ascolto anche la concorrenza, purtroppo. Beh, cioè, il programma della mattina vedo che c'è molto, lo dicono spesso che sono molto meno i messaggi che certo, arrivano, ma penso che sia la normalità. Poi tutte le radio hanno una radio anche web, o sbaglio? Sì, correggimi. Sì, cioè, certamente, se ormai adesso sono tutti hanno okay, le radio anche su web. E la radio web è registrata quella invece? No, nel mio caso, nel nostro caso, siamo in diretta anche tutto lì. In diretta, ok. È sempre, sì, RTL è una delle poche che sì, fa sempre infatti diretta. Infatti pensavo che la radio web sia... No. È una delle poche, perché comunque poi fa giornale orario, esatto. Il traffico, quindi... Okay. Altre passioni, al di là della radio, che è un lavoro ma anche una passione, ho detto lo snowboard. Sì, lo snowboard è dal lontano 1996 che pratico, ho mollato le due assi di legno e mi sono lanciata sulla tavola, e quindi ovviamente quest'anno non sono potuta andare, però io almeno una o due volte all'anno cerco di andare. Bello. Quindi snowboard sicuramente, poi andavo in palestra, ma adesso mi alleno a casa. Esco, il mio hobby, ma la mia occupazione principale è il mio cane, perché quello è molto esigente, e quindi non è che si accontenta del girettino di 10 minuti, stiamo fuori anche un'ora a volte, perciò direi che quello è il mio hobby principale. Poi a me piace molto scrivere e leggere. Okay. Leggere? Sì? Sì. Tutto, ma lì sei... come si dice, ancora cartaceo? No, io sono passata al Kindle perché, perché siccome ci vedo, cioè, so accegata, siccome so accegata, no, cioè siccome che ormai sono presbite, cioè devo allontanare per leggere, quindi mi metto gli occhiali da uno, sì, ecco, meno uno, quel che l'è, e allora ho scoperto che con il Kindle, essendo retroilluminato, posso leggere anche al buio e non ho questo problema. Vabbè, quindi, e poi soprattutto, siccome sono una sono fobica della pulizia e dell'ordine, è una mia tara, quindi spolvero molti meno libri e li tengo insomma in formato ormai elettronico. Mi sono convertita, ho delle collezioni di libri soprattutto divisi proprio per casa editrice che mi piace avere, però ecco, evito ormai di continuare a comprare libri cartacei, perché è anche uno spreco, secondo me. È una delle cose della tecnologia che ha portato, se vogliamo, un beneficio. Se Kindle sente la nostra puntata potrebbe fare... Ci sponsorizza. No, ma certo, poi sai cos'è, che la pubblicità magari non dicono mai se sono ceccata, se vede perché c'è cosa dietro, oppure perché spolvero meno. Non è una bella pubblicità. Fanno la pubblicità, quella puoi trovare sì, qualsiasi cosa. Sì, ma infatti adesso voi mettete tutti i link e così, hai capito? Poi quando arrivano le provvigioni, sganciare. Esatto, giusto, dividiamo in particolare. Sì, abbiamo anche la voce del jingle, cosa vuoi? Certo. Poi so che segui qualcosa di sociale, che ne abbiamo parlato al telefono. Sì, allora io innanzitutto per un lungo periodo ovviamente mi sono dedicata all'associazione animaliste, quindi la Lega Nazionale per la Difesa del Cane in primis, poi ho adottato Drugo e mi è sembrato di avere fatto anche troppo, perché Drugo non lo voleva veramente nessuno. E, vabbè, ma a parte questo, insomma, io ho avuto la possibilità di conoscere questi
Franco e Antonello, Franco Antonello e Franco e Andrea Antonello, sì, sì. Che sono rispettivamente padre e figlio, lui è autistico, il ragazzo, e hanno creato insieme, suo padre invece di, come dire, invece di proseguire la sua vita come se niente fosse, cercando di aiutare come chiunque ovviamente aiuta i propri figli, lui ha dedicato tutta la sua vita a questo progetto, e questa cosa mi ha colpito tantissimo. Io li ho incontrati una sola volta in occasione di una trasferta di RTL 102.5 davanti all'Arena di Verona, penso fosse il concerto di Celentano, però io sono rimasta comunque favorevolmente colpita dalla passione e la costanza, l'impegno, la determinazione che hanno messo in questo progetto che si chiama I Bambini delle Fate, che esiste adesso in tutta Italia, cioè ogni città ha il proprio nucleo. Poi sono entrata, ho anche purtroppo amici con figli autistici, e quindi sono entrata in contatto con il gruppo di Verona. Quello che posso faccio, insomma, do una mano come tutti, ecco. Ma cosa organizza nel concreto il gruppo? Beh, loro sono un gruppo di sostegno, questi ragazzi danno la possibilità a questi ragazzi di vivere una vita normale, certo. E soprattutto anche perché sono ragazzi, poi dipende, insomma, io non vorrei entrare proprio nel tecnicismo, sì, però ci sono tante casistiche, quindi ci sono ragazzi che vanno seguiti veramente più di altri, e in questa avendo, insomma, diciamo che queste associazioni danno questa possibilità. Organizzano delle attività dedicate, intanto, diciamo, certo. Intanto io so che certe associazioni hanno sostegno alla famiglia, perché tante volte il problema è proprio poi avere qualcuno che ti aiuta anche, perché cioè, nel senso, non è che sai nel come concreto, si fanno certe cose, quindi di concreto dovrebbero farlo anche i genitori. Diciamo a tutti i genitori, certo. Qualche corso, sì, perché delle volte qualche genitore non si sa dove ha imparato, perché purtroppo è una di quelle cose che non si impara da nessuna parte. Esatto, esatto, immagino di sì. Speriamo che tutto vada in quella direzione. Speriamo, dai. Però la radio rimarrà sempre quella, la radio, perché la web ormai altro che Video Kill the Radio Star, la radio resterà al di sopra di tutto e di tutti. Sì, è vero, è vero. Pensa che Video Kill the Radio Star è stato il primo video postato su YouTube. Pensa? Sì. Sì, sì, in assoluto, sì, sì, potete andare a controllare, perché magari dici questo è tua cazzata. No, il no, fenomeno, cioè, ha detto, l'ha buttata lì. È arrivato lui adesso, no, è vero. È stato il primo video postato su YouTube, di video musicali, sì, 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 in assoluto. Sì, sì. Allora, noi di solito li facciamo autografare, come abbiamo fatto con tutti i nostri ospiti fino adesso. L'autografo ci sta, sì. Non so, una frase. Firma, sulla la dedica, poi ognuno è libero. La dedica, uno è libero di fare un po' quello che vuole. Nel frattempo su tutte e due? Sì, fa così. Poi cioè, alla fine di tutta la trasmissione, io continuo a dirlo, poi dobbiamo farlo, perché lo dico ogni volta. L'idea è quella di fare un'asta dove le vendiamo, e tutto quello che viene, diciamo, il ricavato sarà dato in beneficenza. Dobbiamo ancora pensare come e a chi, ma penseremo. Qualcuno che ne ha bisogno lo troviamo. Sì. Sono molto fiducioso di questo. Facciamo prima trovare quelli che hanno bisogno di quelli che comprano le ciabatte. Ma guarda, è molto più semplice quello. Non possiamo neanche dire di iscriverci al nostro canale di YouTube, perché l'abbiamo già detto. Di seguirci sulla pagina Instagram. L'abbiamo già detto. Non dobbiamo dire nient'altro, Alberto. Ah, ho detto quasi tutto. Veramente? Oh, ecco, visto, Video c'è. Kill the Radio Star. Hai visto Video Kill the Radio Star, perfetto. Abbiamo tutto. Allora, noi adesso diritto ci alziamo, andiamo a portarli. Salutiamo. Allora, intanto ringraziamo il nostro regista Leonardo Tiziani. Ciao, ringraziamo il nostro ufficio stampa che si è fatto gli affari suoi alla grande, come ogni puntata. Poi mi dicono: come è andata la puntata? Bene, ascoltando tutto. Ma soprattutto ringraziamo te, Francesca. Grazie a voi. Grazie per la chiacchierata. Grazie a voi. Il meglio, come sempre, e avanti così, perché insomma. Speriamo, dai. Grazie ragazzi, a presto.